Allora ragazzi, adesso attracchiamo e andiamo a vedere la conca di Biarenne. Quindi qui siamo alla conca di Biarenne. Questo, per quanto possa sembrare strano, è probabilmente, anzi fuori di dubbio, il monumento più importante di Milano. Se non ci fosse stata la conca di Biarenne, Milano non avrebbe avuto lo sviluppo che ha avuto in un secondo tempo. A Milano senza la conca di Biarenne sicuramente non ci sarebbe stato il Duomo, sicuramente non sarebbe venuto Leonardo da Vinci, molto probabilmente non ci sarebbe stata Piazza Affari, il Milan e l'Inter e anche la settimana della moda. Perché? Perché è stata così fondamentale? Perché quando Milano iniziò a diventare ricca grazie al Naviglio Grande, che come un cordone ombelicale ha nutrito Milano di mondo, e l'ombelico era, diciamo, la darsena, Milano è diventata sempre più ricca, talmente ricca che i Visconti a un certo punto decidono di ringraziare Dio e di costruire il Duomo. Decidono di costruire il Duomo inizialmente come era lo stile dell'epoca, quindi con i mattoni di terracotta, come gran parte delle chiese. Ne possiamo vedere una anche lì, per esempio, di facciata di una vecchia chiesa medievale. E quando decidono di costruire il Duomo, a un certo punto decidono di fare il Duomo come lo fanno le grandi città dell'epoca europee, quindi di marmo. Allora, il marmo era nella cava di marmo di Candoglia di proprietà dei Visconti, quindi decidono di far venire il marmo galleggiando, diciamo, su queste enormi chiatte dal lago Mergozzo e poi dal lago Maggiore. Candoglia è sul lago Mergozzo. Quindi arrivavano molto comodamente queste cubi di marmo fino al laghetto di Sant'Eustorgio, dopodiché l'ultimo miglio dal laghetto di Sant'Eustorgio fino a dove c'era prima la chiesa di Santa Tecla e dove sorge adesso il Duomo, dovevano essere trasportati con dei carretti ed era operazione alquanto scomoda e insidiosa. Il motivo per cui Milano è diventato grande e per questo è stato fondamentale per questo processo l'uso dei navigli è che in acqua spostare una cosa pesante, quindi le merci, è molto meno faticoso. Quindi questa barca qua pesa quasi 400 kg e la spingi via così. Quindi a un certo punto si ricordano che il Naviglio Grande è stato fatto inizialmente per difendere Milano da Pavia e poi è diventato un'opera commerciale, e un'altra opera è stata fatta per difendere Milano da Pavia, le mura medievali al cui perimetro esterno era stato scavato una cerchia difensiva, un fossato difensivo. Si decide di mettere in comunicazione il fossato difensivo, la cerchia dei navigli che diventerà, con il Naviglio Grande. Il problema è che tra le due acque c'è una differenza di altezza di quasi 2 metri, che potete più o meno, diciamo, vedere lì. Quindi, per riuscire a far passare le barche in maniera comoda, decidono di costruire quella conca di navigazione di cui abbiamo parlato. La conca di navigazione non è nient'altro che un'enorme vasca, potete vedere. In questa vasca, ad occhio, direi che possono entrare probabilmente 6 tir attuali, forse anche 8 container, quindi questo è far capire le dimensioni di quanto potesse passare. Due ingegneri della fabbrica del Duomo, Aristotele Fioravanti e Filippo degli Organi, trovano il modo di riuscire a
sfruttare questa differenza con l'acqua, questa differenza di altezza grazie all'acqua, e creano una sorta di ascensore idraulico, un ascensore che è formato da questa stanza, il cui interno entra, no, chiaramente adesso la vediamo modificata, quella che vedete dove veniva giù l'acqua era la zona dove c'erano due porte che si aprivano, enormi, per far passare il battello. La zona dove stiamo noi adesso c'erano altre due enormi porte che venivano aperte. Queste porte gigantesche, che Leonardo appunto poi metterà a prova di nave, hanno delle porticine più piccole sotto, diciamo le porte dove passa l'assassino nei B-movie americani. Quelle porte cosa servono? A far passare l'acqua nel momento in cui io devo allagare la stanza, oppure devo svuotare la stanza, a seconda che l'imbarcazione una volta entrata debba andare più in alto per poter raggiungere il livello della cerchia dei navigli, o debba riscendere per poter arrivare al livello dell'acqua del naviglio. Una cosa che si ignora è che il naviglio è ricchissimo di vita, oltre che di pesce anche di conchiglie. Quelle che riusciamo a vedere purtroppo sono solo le conchiglie morte. Le conchiglie sono delle false vongole di fiume e vivono in mezzo alle alghe, quindi solitamente non si vedono, ma quando poi muoiono le valve si vedono, vengono trascinate dalla corrente, quindi si formano dei veri e propri cimiteri di conchiglie. Con questa innovazione tecnica, primi in Europa, che verrà poi migliorata da Leonardo da Vinci, che trova il sistema di migliorare le forze in maniera tale che serva una sola persona per gestire l'apertura e la chiusura, Milano diventa lanciata, è come se avesse internet un paio di secoli prima delle altre città, e quindi qua dentro passano ben 550.000 blocchi di marmo per costruire il Duomo, e non solo il Duomo, tutta la ricchezza di Milano è passata da questo luogo. Sulla cerchia dei Navigli c'è ancora adesso via Molino delle Armi, dove venivano fatte le armi. Pensate a come potevano essere trasportate gli spadoni medievali, oppure anche addirittura le ben più pesanti corazze medievali. Quando dovevi armare un esercito da 500-1000 uomini, era chiaramente impossibile riuscire a spostare questo peso con dei semplici carri, e quindi veniva messa questo quantitativo di spadoni, di corazze, su una barca, e poi tramite il naviglio grande riusciva a raggiungere il Lago Maggiore e da lì la Svizzera, quindi il cuore dell'Europa. Pensate che i Missaglia era una famiglia che aveva una rete di agenti di vendita in ogni corte europea. Dal Lago Maggiore si poteva discendere il Ticino e arrivare a Venezia, quindi vendere a tutti quelli che c'era lungo la strada del Po, e non solo, da Venezia poter portare tutte le nostre armi in qualunque parte del mondo conosciuto di allora. L'alzaia del naviglio pavese era la destra orografica, e la puoi riconoscere perché infatti dall'alzaia c'è sempre la possibilità di far passare i cavalli sotto il ponte per continuare a tirare le imbarcazioni. La destra orografica, la sinistra orografica è mettendosi nella direzione sulla cartina con lo sguardo dove sta andando la corrente. Quindi per intenderci, il Po che va da Torino a Venezia, la destra orografica è verso sud, mentre la sinistra orografica del Po è verso nord, verso le Alpi, diciamo, verso la corona alpina.
Come potete vedere, quell'edicola chiaramente non sorgeva in quel punto, perché lì c'era proprio il passaggio delle barche che metteva in comunicazione la Darsena con la cerchia dei Navigli. Quell'edicola era spostata lateralmente. Sulla sommità dell'edicola potete vedere la Madonna col suo mantello che abbraccia la chiesa di Santa Maria Nascente, che è il Duomo, con il disegno originale come avrebbe dovuto essere. Poi, essendo la fabbrica del Duomo molto, molto lunga, diciamo, ha subito delle modifiche. Sotto possiamo vedere il simbolo araldico dei Visconti, si nota il biscione, ed è anche qui interessante il connubio con l'acqua. Perché i Visconti hanno il biscione? Sotto il ponte di Via Valenza, e qui è il punto dove l'acqua è più bassa, o meglio, dove il fondale del naviglio è più alto, proprio perché si vede anche dalle onde che abbiamo appena creato. Se ti giri di là, guarda le onde. La metropolitana passa sotto al naviglio, qui sotto, e quindi il fondale è stato rialzato di qualche decina di centimetri, per permettere appunto il passaggio tra Romolo e Porta Genova della linea verde, in una zona che è molto superficiale, quindi passa sotto al naviglio facendo sollevare leggermente il fondale. Ma perché i Visconti hanno il biscione? Perché originariamente, nell'antichità, la pianura padana aveva un lago che si è andato perdendo, che era il lago Gerundo, e nel lago Gerundo, nella leggenda, viveva un drago, il lago Tarantasio, al quale si imputava la morte di tutte quelle persone che in realtà erano cadute annegate, i bambini che cadevano in acqua magari giocando, non venivano più ritrovati, e si dava la colpa a Tarantasio, e al Tarantasio si dava anche la colpa dell'odore di gas metano, di cui sappiamo adesso essere ricca alcune zone della Lombardia, per cui che poteva anche prendere fuoco il metano, appunto, e quindi era un drago con l'alito fetido e che poteva prendere fuoco. Il primo Visconti disse di aver ucciso il drago Tarantasio, e infatti nel simbolo dei Visconti c'è questo serpente con un bambino che viene mangiato dal drago Tarantasio, che è stato appunto ucciso da lui. Un'altra particolarità della conca di Viarenna è questo strano nome, Viarenna, e non si capisce bene, ci sono due possibilità. Dietro qua sorgeva l'arena romana, per cui potrebbe essere dato dalla vicinanza con via Arena. Oppure potrebbe anche essere via Rena, perché qui passava la sabbia, che era detto appunto in milanese Rena.